Allora, non guardate me, guardate l'orizzonte, praticamente vi infilate qui come dei robot, uno dietro in fila all'altro quando arrivate qui. Venite giù lentamente. Ma con Shang. Attenzione, più fighi che potete. 3, 2, 1, azione. Eccoci qua, buonasera, benvenuti, bentornati Teleromagna, ore 22.30 come ogni lunedì, per regalarvi un'oretta di felicità, di spensieratezza a questo brutto periodo che sembra infinito. Siamo anche zona rossa qua da oggi. Bentornati a Teleromagna, bentornati a Cartellino Giallo, puntata numero 18, speciale perché oggi è l'8 marzo, la donna non va omaggiata solo oggi ma sempre, però oggi è un giorno un po' più speciale. Allora, dove meglio di Teleromagna, di Cartellino Giallo, possiamo omaggiare delle donne? A partire dalla prima, abbiamo la bionda e la mora, come sapete, vado alla mia destra e auguri a Inessa Vassilieva, bellezza biondissima e dell'est. Che, io veramente sono dal Canada, sì, però hai dell'est, anche ma io sono dal Canada. Esatto. Come va, tutto a posto? Il mio passaporto è canadese. Il tuo passaporto è canadese, ma noi abbiamo ci abbeveriamo al tuo inglese soprattutto. No, non posso abbandonare nessuna delle mie origini e a tanti auguri a tutte le donne in tutto il mondo, perché è la festa internazionale, festa internazionale, ragazze, delle donne. E allora, da una donna all'altra, dalla bionda alla mora, guarda com'è già lì che gongola, ha perso però è felice, Camilla Spinelli, bentornata. Buonasera. Speravo di festeggiare in modo diverso, esatto, però esatto. Bisogna accontentarsi. Bisogna accontentarsi, ma 8 marzo un po' triste per la Lazio, ne parleremo. Adesso tocca presentare anche gli uomini, a partire da quello che sta alla mia destra, perché Inter-Atalanta non è ancora finita. Allora chiediamo l'aggiornamento di nerazzurro vestito al nostro Luca Mastrangelo. Bentornato Luca. Sono in tensione palpabile, ragazzi. Tensione palpabile. Già mi tocca non guardare gli ultimi 4 minuti, perché siamo in diretta, minuto 90, Inter sempre 1-0, vantaggio, no? Però abbiamo mollato, insomma, la diretta era un forcing dell'Atalanta. Esatto, forcing. Dietro le quinte abbiamo visto con tanta attenzione la partita. Inter che aveva messo su negli ultimi minuti anche Darmian, D'Ambrosio, Gagliardini. Tutti dietro a protezione di questo 1-0 che potrebbe valere tantissimo. Minuto 90, siamo nel recupero. A te la linea! Allora, caro Sandro Ciotti, fermo lì, vado alla mia sinistra e saluto, comunque rimaniamo secondi in classifica, comunque Fabio Semprini, bentornato, buonasera. Con questo Milan Corsaro a Verona, e nessuno oggi sulle bacchette di Facebook, che sembra ormai diventata la nuova piazza, insomma, vabbè, parla di rigori. Forse abbiamo vinto anche con due gol d'autore ieri. Sì, no? Anche troppo. Direi d'autore. Forse. Troppo d'autore, soprattutto. Forse troppo d'autore. Comunque volevo dire una cosa. Sì. Secondi in classifica, ma se io devo diventare primo per vivere così,
meglio essere secondo. È meglio essere secondo. Ma stai zitto, che veramente. Ma dovevi guardare la partita? Guarda la partita lì. Con due cellulari, aggiornatissimo. Aggiornatissimo. Con due telecomandi. Esatto, ma deve fare il racconto. Allucinazioni audiovisive. Mentre avete visto e ci ha regalato questo grandissimo momento di hilarità, non voluta, perché a cartellino giallo le cose succedono anche per caso, Gianluca Gaddoni, che è caduto dalle scale, ma sta bene, sta bene. Vivo, vivo, tutto il pezzo. Sono caduto, ma è perché è tutto fatto apposta. Era preparato, dai. No, male giuriamo che non era preparato. Oggi no, che... ho un male tremendo, non ti piaccio che... abbiamo riso fino a due minuti fa, insomma, però... ti abbiamo visto piegato, hai rilassato la casacca di sangue, anche sì, mi sono scorticato, oh, qui sembrava che non ti fossi fatto niente, in realtà vai con replay. Abbiamo già via, replay, abbiamo già il VAR, vedi, il nostro amichino, quattro amici al VAR, guardate come va giù. Io vi consiglio di andare su YouTube e vedere il video di Blatter, lo ricorderete, che va giù una volta in una cerimonia e lui ha fatto uguale, male incredibile. Blatter, seppa Gaddoni, bene. Vabbè, ha vinto la Juve. Allora, io volevo omaggiare le donne, non so se la regia mi è pronta, perché abbiamo una foto da mostrare, di un, siccome hanno detto non portiamo le mimose, invece le mimose le abbiamo portate, oh, eccole qua, ecco. Ma al posto dei fiorellini gialli abbiamo dei bei cappelletti, no? È il regalo più bello. Ditelo. No? Beh, tu, assolutamente. Tu Camilla sei romagnolo, okay, però sì, anche, io sei, apprezzo subito. Se gradisce anche in subito, essa, no, subito. 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 Se ce l'avete qua... Se gradisce anche Inessa siamo a posto, bene. Allora Inessa, ti do parola perché è il momento del giochino. Del giochino, della, e dei resoconti anche del giochino, sì. Va bene, guardiamo. Quindi sempre si vince con commento sulla pagina Facebook. Pronostico il primo marcatore del match Milan-Napoli di domenica 14 marzo alle ore 20:45. E il vincitore della scorsa puntata è una donna. È una donna. È una donna, guarda caso, chi? Claudia Casini, di Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa. In provincia di Pisa, anche secondo, la volta scorsa secondo o due volte fa, aveva vinto, sì, una di Pisa, bene, bene, Pisa bella secondo città. Persona. Luca, come andiamo? Minuto 93, sempre 1-0, non so quanto hanno dato di recupero. Tensione, ecco, palpabile, ragazzi. Perché il recupero palpabile lo allungano solo a noi, vero? Tensione perché a Milan palpabile. Il recupero era lungo solo per il Milan, vero? Va bene, allora ti tengo ancora in stand-by e vado a parlare, insomma, di un sabato sera, febbre del sabato sera, perché sei stato Juventus-Lazio, sappiamo che qui il reciproco rispetto, il rapporto di più grande rispetto qui c'è fra voi due, tu e Camilla, però Gaddo, parto da te, poi vado da Camilla, una Juve non rinata, però un bel segnale in vista di domani, perché c'è Juve. No, è vero, eravamo con la testa al Porto, però... Nel Porto, sì. Però diciamo che eravamo partiti male, 20 minuti di puro terrore, poi la squadra si è ripresa, stranamente ero convinto che perdessimo, ti dico la verità, eravamo in bambola, 20 minuti di bambola, poi dopo... questo gol meraviglioso di Rabiot, la squadra si è accesa, la Lazio ha arretrato, la difesa della Lazio ha delle pecche incredibili, la Juventus è venuta fuori, è ripartita e sì, ha vinto una bella partita. Però guarda, io sono ancora in tensione per domani sera, perché domani sera bisogna assolutamente passare, ma non perché ho delle mire nella speranza di vincere la Champions, è perché sarebbe veramente una delusione incredibile, quindi col Porto bisogna vincere. Anche noi siamo molto in tensione per domani sera, forse una tensione un po' diversa. Camilla, una partita a due facce, la Lazio era partita bene, poi per una volta successo? Mi trovo d'accordo con Gaddo. Sì, ma lo so che tra voi due, dai, c'è il reciproco rispetto. Sì, così, dai. Così. Sì. Ma certo, come si fa a non portare rispetto a una ragazza? Guarda che spettacolo che è, guarda. Poi soprattutto oggi, nella festa della donna. Va bene. Soprattutto oggi. No, come è detto... finita! Ecco, è Sandro Ciotti che interviene. È finita! È finita! Un altro pezzo di scudetto è all'Inter, finita! Grazie, no, no, benissimo. Inter batte Atalanta 1-0. Ciao, ciao, meno 6. Ciao, meno 6. Volevi, La prossima volevi. Volta! La sì. prossima volta, il meno 3, la prossima volta. Il cartellino il niente. 7, già, sì, infatti è già sull'orlo volta. Del giallo. Il meno 142, la prossima ha pure con Camilla, che gemella, sì, cioè una maleducazione totale. È scappato. Inter, cioè, andiamo! Cioè anche con e Camilla, andiamo! Ma sclero anche contro Camilla. E andiamo! Vabbè, ma e quando... andiamo!
guardate un uomo come si riduce a 40 anni. Bene, no, fai parlare Camilla, per favore, dopo faccio parlare solo te. Prego, Camilla. Scusa. Come avete scusato, cartellino giallo, perché... Sì, esatto, sì, vabbè, dai, guarda, lo possiamo giustificare. Lo ringrazio, io arbitro un po' l'inglese, prego, prego. Primi 20 minuti ho visto una Lazio bellissima, sinceramente... Quasi troppo. Ero anche abbastanza fiduciosa, secondo me... Se avessimo giocato la partita con il Torino sarebbe finita, sì, in modo diverso. Sì, la Lazio veniva, perché venivamo dalla batosta col Bayern, col Bologna. Sì, sì, secondo, sì, me, sì, con il Torino, che magari è una squadra molto in difficoltà, ha perso pure con il Crotone, che è l'ultima in classifica. Esatto. Potevamo riprendere un attimo il ritmo e magari giocare in maniera diversa, però non è stato così. Ma esattamente, così. Che problemi c'ha Mastranza? No, ma infatti le telecamere non lo stanno inquadrando, fortunatamente. Pasticciaccio. Gaddo, tra l'altro, la Juve senza Ronaldo. Vuoi vedere? Allora, è un caso quasi, però è anche vero che lui comunque, la sua, insomma, aurea, guarda, oscura anche un po'. Stefano. E prendiamo una partita contro 1000 che potremmo prendere a favore di Ronaldo. In realtà, cioè, voglio dire, è vero, non ha giocato male. L'unica cosa che posso dire è che forse, no, sicuramente i giocatori con Ronaldo in campo sono più condizionati. Cioè, sì, magari le loro giocate le fanno più in previsione in funzione di Ronaldo. Senza si lasciano più andare, ci sono dei giocatori come Chiesa, come Morata, che possono fare la differenza, e lo vedo perché lui poi si incazza, hai capito, e le condiziona un attimo. Però posso, voglio dire, fare, no, un giudizio tecnico? Meno 10, ciao. Meno 10, però c'è una partita in meno la Juve. Però potrebbe essere a meno 7. Allora, classifica aggiornata. Che bella classifica! Inter 62, Milan 56, Juve 52, Roma quarta. Mamma mia. L'Atalanta resta 49, che, comunque in piena perché corsa. Perché sei così triste? Che tra l'altro, posso dire una cosa? Non sono triste. Guarda, noi juventini, dico una cosa sempre, e voi del Milan, questa vittoria dell'Inter, credimi, perché è preoccupante il quarto posto, sia per noi che per voi, sappilo. Ah, minacce! Va bene, quindi... Cioè, voglio dire, dispiace che ha vinto l'Inter, però l'Atalanta rimane lì, perché credi che lotteremo per il quarto posto fino alla fine, vero, ricordo. Vero, ha il suo perché, insomma, l'Atalanta non guadagna punti. Tutti senti, sempre, dimmi un po' di Ibrahimovic a Sanremo, dai, cosa vogliamo dire, cosa ha fatto, vogliamo... un discorsone l'ultima sera. Io, guarda, aborro completamente, chiedo scusa, perché oggi se non segui Sanremo non sei nessuno, però dimmi, ditemi voi che l'avete seguito. Insomma, Ibrahimovic a Sanremo, sicuramente è venuto fuori il personaggio, sì, Ibrahimovic, con tutti gli aspetti, no? Possono piacere, chiaro, o non, chiaro, piacere. Come il pescerato, non piaceva, esatto, o non piacere. È stato sicuramente diverso. Io penso che si dovrebbe più concentrare in altro. Chiaro, chiaro. Però mercoledì con l'Udinese comunque era con la squadra. Sì, vabbè, però... Penso che sia stato poco rispettoso verso i compagni, non so gli accordi precedenti, quindi non, sì, mi permetto di dire, deciderà la società, però il calciatore deve fare il calciatore, punto. Senti, ieri una partita, ieri, non dico semplice, io veramente il primo tempo mi stavo addormentando. Il Verona non ha fatto niente. Ti stavi addormentando, io sinceramente, e il Milan, però, due gol d'autore, allora, viste le premesse, senza, certo, sei titolari, certo, vedendo l'11 in campo, con un morto davanti indifendibile, per 90 minuti, si chiama Leao, che se lo vogliono dar via mi fanno anche un piacere. È discontinuo Leao, a volte va, a volte no. L'anticalcio. E un Milan fisicamente bene, tatticamente bene, il Verona non ha mai tirato in porta, Donnarumma praticamente inoperoso, e abbiamo trovato due conigli dal cilindro, perché... Due cilindri dal coniglio, stavi, sì, per dire. Esatto. Due cilindri dal coniglio. Due cilindri dal coniglio. Tra Krunic e Dalot, che secondo me se ritirano uno la punizione, sì, 10 volte, quell'altro ritira in porta, spaccano la faccia quello che spasta in curva di dietro. Va bene così, va benissimo, è una vittoria che ci fa carne e sangue. Ho paura, molta paura per giovedì, perché forse becchiamo lo United più in forma dell'anno. Sì, ieri lo United ha fatto qualcosa di importante, perché ha vinto 2-0 in casa del City. E come ha vinto? È favorito, però, insomma, seguendo sempre la Premier, a volte ha dei passaggi a vuoto. Speriamo, insomma, che siano due giovedì così, o magari uno dei due. Voglio tornare da Luca. Allora, bene, parliamo un po' della capolista. Inter-Atalanta. Ma non è stata una partita semplice, però, perché qua c'erano i migliori attacchi del campionato e
abbiamo visto solo un gol. L'Atalanta nel primo tempo è stata una partita stata molto difficile. L'Atalanta ha fatto vedere il suo valore nel primo tempo, due grosse parate di Handanovic, azioni scaturite da calcio d'angolo. Handanovic ha fatto vedere che non è vero che para solamente con gli occhi, come dicono certi meme birichini, quindi anche oggi ha fatto ampiamente il suo. Secondo tempo di grande sofferenza da parte dell'Inter, che ha badato al sodo. E poi l'abbiamo è una vittoria molto pesante. Però sono veramente tre punti molto pesanti. Tre punti che veramente io non mi vergogno a dire che, fate che prima della partita, se fosse finito, cioè un pareggio non l'avrei neanche schifato più di tanto. È chiaro che si pensa e si spera sempre di vincere, però un pareggio non l'avrei schifato. Invece siamo stati cinici, abbiamo sfruttato al massimo le poche occasioni che ci sono capitate. Molto bravo Iceman Skriniar a sfruttare quell'occasione lì. E vai a meno 6! Vai a meno 6! Insomma, catenaccio contropiede. Vai a meno 6! No, aspetta un attimo. Dai. A me del bel gioco, sbatte cazzo. Allora, Handanovic ha fatto le parate il primo tempo, ne ha fatta una. L'altra l'ha salvata, però devo sentire anche l'altra parte, Luca. Le poche occasioni che abbiamo creato, un gol in mischia fatto da un difensore. V'han preso a pallate, avete giocato che mi sembravate il Crotone in difesa San Siro. Se va bene così, va bene così, ma, bravi. Il problema... Ma c'è del tiraculo in queste dichiarazioni? No, ma noto un po' di pasta fissa? Gatto. No, il tiraculo c'è, ma non perché l'Inter vince, perché voglio dire, 10 punti, vedendo una squadra così, vuol dire che bastava poco, almeno noi della Juventus, bastava poco essere lì. Peccato abbia lasciato troppi punti, perché è un Inter che con poco porta a casa il risultato e noi... potevamo benissimo essere lì. Tra Napoli e Verona bastava. Però, guarda, è vero che mancano 13 partite, però questa Inter così che non ammazza mai le partite, ti fa ancora un po' sperare. Allora, Inessa, io partirei con un po' di domandine, così andiamo verso la fine del primo blocco in allegria. Prego. Ok, partiamo. Gaddo, magari sembrerà assurdo, ma è possibile che la Juventus possa correre di più, giocare e difendere meglio senza Cristiano Ronaldo in campo? Guarda, abbiamo anticipato quello che penso. L'abbiamo detto poco fa, Ronaldo è indiscutibile. Però è stata una partita, dai. Si pensa sempre che una partita valga per il tutto, non è così. È così, infatti è proprio quello. Dai, a vedere nel perché tempo. Mi porti l'esempio, capito, di una partita, dico sì, è vero, ha giocato meglio, però come dicevo prima ti posso portare mille che senza Ronaldo non le portavi a casa. Esatto, esatto. Ronaldo non si discute, secondo me, almeno quest'anno, poi vedremo i prossimi anni. Io spero che rimanga ancora un altro anno e poi può andare. Va bene, il caro avanti. Ronaldo. Comunque posso dire una cosa, Ibra, riferito a Sanremo, mi è piaciuto tantissimo. L'unica cosa che avrei sperato fino all'ultimo, perché mi ha divertito, perché è stato simpatico, aspettavo una donazione, non lo so, avrei voluto che salisse sul palco e una parte del suo ingaggio magari l'ha fatto, non lo sai, ha dato tutto, quindi l'ha fatto o non l'ha fatto? Magari l'ha fatto e non lo sai, fa piacere, no, davvero? No, è vero, allora conferenza stampa che tutto quello che era cliché di Ibrahimo se l'ha dato in beneficio. Bravissimo, mi sono divertito tantissimo, è stato bravissimo, perfetto, è stato apprezzato anche dal pubblico femminile, ho visto le mie amiche erano contente. Tutto, io ho guardato Sanremo. Hai visto la giacca, che bella, con scritto Ibra. È stato, poi tutte queste polemiche, che non guardo Sanremo. Ma qui pur di non parlare dell'Inter, non ce ne frega fondamentalmente niente dell'Inter. Cosa facciamo, il tutto festival? Stai zitto, Amadeus, dai, Agnessa, vai avanti, dai. Per favore, grazie. Rispetta, oggi è l'8 marzo, parla Inessa. Scusa, c'era il calciatore a Sanremo, dovevamo discutere. Anche le tue amiche, hai detto, hanno apprezzato il look, ho visto su Instagram. Ibrahimovic, voglio dire, che non lo tra il fisico e il completo, era elegante. Oltre all'abbigliamento, hanno apprezzato anche altro. Il fisico. Forse. Esatto. Prego, andiamo avanti. Dai Luca, ti facciamo parlare. Dai. Ti vanti tanto di essere sempre primo. Sì. Ma raccontaci, Marco, quanto ti brucierebbe se ora l'Inter perdesse questo scudetto. Ecco, parliamone. Magari proprio contro Milan, che ti ostini a non considerare un degno rivale. Ti sta bene! Io dicevo, e sono pieno di testimonianze, quando il Milan era a più 5, dicevo che dopo 9 scudetti di fila della Juventus,
adesso deve per forza essere il turno dell'Inter, non accettavo che insomma, potesse essere il turno del Milan neanche quando era la più 5. Sì. Figuriamoci se posso accettarlo adesso che sono a più 6 io. Sarebbe una tragedia sportiva immane in questo momento un capitombolo dell'Inter a favore del Milan, una cosa alla quale non voglio nemmeno pensare, ma insomma le cose stanno andando bene, guardiamo positivi, siamo a più 6. No, ma anche pensare... perché c'è lo scontro diretto c'è già stato, poi il Milan deve arrivare non a pari punti ma davanti perché è dietro nella differenza reti. Prego Inés, andiamo avanti. È stato un visionario. Esatto. Sempro. Quanto ti sta stupendo il Milan di quest'anno da 1 a 10? A me 10. Sì. Cioè, chi sì. L'aveva mai detto, sì, dai, sì, no? Sì, sì, sì. Sì, sicuramente sì. Sai, con l'innesto di Ibrahimovic che tu hai inizialmente tanto criticato, esatto, no? Mi, è vero, mi ricordo. Non ero convinto. Non ero io ero convinto. Pro, te eri contro. Esatto. Però sicuramente a sti ragazzi bisogna dirgli bravi, bisogna dirgli anche grazie, perché comunque sai, il vero risultato del Milan non è tanto ragionare se è a meno 6 dall'Inter, se è secondo di qua e di là, ma essere a marzo che ancora puoi fare discorsi diversi dal settimo all'ottavo posto. E soprattutto visto gli giochi anni. Infrasettimana, al contrario di quello. Prego, infatti. Andiamo avanti. Camilla. Mm. Se la Lazio dovesse restare fuori da tutte le competizioni europee, lo Tito dovrebbe cambiare allenatore oppure riconfermeresti Simone Inzaghi? Ma poverino Inzaghi, ma cosa c'entra? È un progetto lungo ma quello di Inzaghi. Ma non gli comprano dai. Nessuno, cosa deve fare? Quando gli comprano Morigi. Esatto. Cosa deve fare lui, poverino? Comunque delle domande, lui delle già... buffate incredibili, ma se infatti, l'Inter sì. Perde, se la Lazio va fuori... Siamo allora in tanto. A lui, che cosa ne pensi del Milan primo? Ah, ma se l'Inter, la Lazio uscisse... Ma il nostro pubblico è birichino, il pubblico. Però... Vai Inessa. No, sarebbe... scusa Camilla. No, però niente. Dai, insomma, Inzaghi... Secondo me non... Allora, spesso fa dei cambi che io non condivido. Sì. Però io... Mi rendo anche conto che lui si ritrova dei giocatori in panchina che non sono sicuramente adatti al campionato di quest'anno, perché sì. È un campionato strano. C'è la difesa da mettere a posto, molto. Sì, assolutamente. Il difensore servirà alla Lazio. Di sicuro, adesso io non ho nulla contro Musacchio, però magari non era il profilo giusto. Abbiamo dato che Musacchio per metterla a posto. Ah, ti vedi una bella ciovedda. Non era il profilo giusto da inserire nella nostra rosa quest'anno, ecco, insomma. Esatto. Così. Va bene, andiamo avanti, Nessa. Ok. Tanto arrivano bottiglie d'acqua, dai, ecco. Intrattiamo. Facciamo finta di essere in onda. Il bello della diretta. Ma il bello della diretta. Vengo a prenderla anch'io, dai. Sono cadute le scale. Se no siamo qua che facciamo... Aspetta, ma qua siamo tutti una famiglia. Prego. Anzi, bevo pure adesso. Sempre. Fai una classifica tra Haaland, Lewandowski e Lukaku. Chi vorresti nel tuo Milan? Haaland. 75 milioni e ce lo portiamo a casa tranquillamente. Sì, non così. Penso che sei l'unico a... Beh dai, non avete problemi. Ecco, a questo proposito voglio dire, il Milan, che la dimensione è nostra, la capiamo così, perché noi acquisti così, quando torneremo a farli? Mai, forse. Mai. Per cui bisogna vedere, lavorando bene con Pioli, con questo gruppo, però se vuoi fare il salto, io ti servono quei giocatori lì. Dico una cosa abbastanza forte. Noi siamo in trattativa con il nostro portiere per fare un rinnovo di contratto 10 milioni. Sì. Io penso che è inutile voler guardare il tetto in una casa se non c'hai le basi. Di conseguenza... Che massime di Semprini. È saltato il monitor intanto stasera. Bella, di conseguenza, secondo me, i soldi che dovrebbero andare a Donnarumma... o al rinnovo di Romagnoli, allo stesso Çalhanoğlu, io li investirei molto probabilmente in altro. Però è anche vero che Donnarumma adesso è il punto di partenza. Va bene, è il punto di partenza, però è inutile avere un portiere che ti, sì, a livello che al posto sì. Di perdere 2-0 ti fa perdere 1-0. Donnarumma fa la differenza. Comunque... secondo me Stefano chi verrà il prossimo anno al Milan? Se dovessi scommettere i classici 10 euro sulla punta del Milan. Non capisco se sei serio o no. No, sono serio. Se dovessi scommettere i classici 10 euro sulla prossima punta che prenderete voi, torna a Milano il mio amico. Icardi, è vero. Ma lo avevamo detto. Sì, secondo me vero. Non penso. Può essere. Volevo dire una cosa, ma... No, volevo dire, ma a Donnarumma oggi gli hanno fatto gli auguri...
Bene, con questo direi che sei arrivato manda al la momento, pubblicità, la prego. Caduta gli ha dato anche danni al cervello, siamo arrivati al momento della fine del nostro primo blocco con questa freddura di Gattoni che nessuno ha capito. L'ha capita solo lui. Ci rivediamo tra poco, sempre su Teleromagna, sempre con cartellino giallo. State lì. Sto ancora ridendo. State lì. Carissima, ti ho portato un pensiero per la festa della donna. Voilà. Wow, Luca, che pensiero gentile. Ma figurati. Sai che esprimere l'attenzione verso delle donne con una mimosa in una giornata come questo onora l'uomo e rende felice una donna. In proposito, cara Inessa, pensa che l'8 marzo 2006 Luis Figo venne deferito per le dichiarazioni rilasciate contro Moggi, cioè dopo Inter Juve. Lo so, venne multato e esplose Calciopoli e Luis dichiarò: mi devono ridare i soldi. Sì, cara Inessa, ci sono proprio ricorrenze importanti l'8 marzo. Oh, ciao Camilla! Ciao. Come stai? Bene, dai. Ma sai che oggi sei più carina del solito? Grazie. Anzi, stai meglio con tre pere che con due. Sì, sì, fai lo spiritoso. A parte che io lunedì scorso nel pronostico avevo detto che avremmo perso 3-1 e così è stato. E comunque voi il campionato non lo vincete, piuttosto pensa a passare con il Porto, hai capito? Domani con la Champions. Oh Camilla, stai in camera? Io volevo solo scherzare. Dai, vuoi un succo per rilassarti alle pere? Te come l'hai visto il Brady Lewis? Ma guarda, tutto sommato bene sempre, ha dimostrato la sua forza, la sua maestosità, non ha sbagliato praticamente nulla. Sì, dai, poi tutte le entrate che ha fatto le ha fatte a tempo, si è mosso in maniera elegante, forse poteva usare un po' di più, però bene anche per me, sì. E ha scongiurato infortuni, pensa fosse caduto in moto. Seconda parte di cartellino giallo in diretta su Teleromagna negli studi di Cesena. Abbiamo improvvisato la vecchia sigla, il vecchio gingolino di baudiana memoria di Sanremo. Bene, andiamo avanti con un altro po' di domandine. Inessa. Camilla, sì. Sei mai riuscita a mettere da parte la rivalità tra amici romanisti per tifare tutti insieme la nazionale? No. Questa è una bella domandina, Ma quando c'è la nazionale ci può stare, mettere da parte l'astio. Però, tra l'altro, ne parlavo oggi con Luca, quando ero piccola, che abbiamo vinto il mondiale nel 2006, che io avevo 6 anni e non capivo cosa stesse succedendo. Certo. Tutti erano lì che festeggiavano che avevamo vinto. Allora io vado lì da mio babbo che stavo piangendo e gli faccio: ma quindi la Lazio ha perso? E lui fa: no, abbiamo vinto tutti. E io: anche la Roma, quindi. Quindi no. Ti è rimasta... A me Gattoni mi sta sul cazzo anche quando gioca la vedi? Stai buono, che sei già al limite. No, io anche, cioè non è che sono... gran patriottico tifoso della nazionale. Ma no, dovete io essere sì, però patriottici. Lo sa, no, un discorso un po' particolare, ma vabbè. No, quando gioca Italia tutti tu, tifano Luca, Italia. Tu Luca, ma cioè, io quando gioca la nazionale divento abbastanza fantoziano, divento. Beh, a parte no, ci tengo molto. Con Materazzi, bravo, comunque bravo. Rifacendoci al 2006 hai gioito a maggior ragione, no? Va bene, andiamo avanti, Nessa. Luca, quali sono state le 3 sconfitte che ti hanno fatto più male tra Inter e Nazionale? Ecco, quindi entrambi hanno incluso. Scusami una cosa, l'Inter è prima in classifica, perché il pubblico a me mi fa sempre queste domande del cazzo che... Allora, trasmissione filo milanista. Stasera non ti teniamo, devo parlare di sconfitte. Forte, Inessa. Ha vinto e agitato, quando perde cosa fa? Prego, forte. Forte. Vai.
sciarpa enemy, ti è andata pure bene. Prego, scegliete una sciarpa. Vabbè, dammela del Milan piuttosto che guarda. Ma c'era sempre... Tra l'altro di mia proprietà per questa poco, qui, per così, poco. Vedi. Porca miseria, bravo, quando bravo. Gira per me è sempre la torta. È vero, è vero. Guarda, fra la torta e sta roba addosso, meglio la, era meglio la torta. Ma era la torta, allora, guarda, era la torta. Tenere 3 minuti, non di più. Guarda, sei arrivato, era la torta. Sei arrivato proprio a guarda, una... guarda, preferivo la torta, preferivo la torta. Oppure anche venir trombato, magari. Diamogli la torta. Diamogli la torta. Dopo magari alla fine... Sì, però scusami Stefano, ma sempre queste domande, se l'Inter ha perso... E sono le domande, cosa devo fare? Ma sono domande, secondo me... Ho capito, è il popolo che parla, è il popolo, ma non si possono scegliere delle domande. Non una, tre. La prossima volta. Ti hanno chiesto Inter e Nazionale, potevi rifugiarti nella Nazionale, dato che sei fantoziano. Vabbè, e comunque devi rispondere. Tre sconfitte. Le tre sconfitte più pesanti. Alla difficoltà. Ma infatti la difficoltà è scegliere le tre, capito? La difficoltà è quella. Beh, anche i pareggi però. Cioè, eh, così sei ci bellissimo. Ci sono anche i pareggi però. Guarda, attenzione. Mi hai tolto le parole di bocca. Vedi, te sono andato a parare dove vuoi tu. Le sconfitte più succocenti sono il 5 maggio e 2 pareggi in Champions. Oh! Pensa se c'era Inter-Juve a Manchester, Luca. Mamma mia. Un giorno te lo racconterò cosa vuol dire. Andiamo avanti, Nessa. Gaddon, ora come ora, chi preferiresti alla tua Juve? Tra Kessi, Barella e Milinkovic-Savic? Ah però, guarda, forse, allora, prima di rispondere volevo tranquillizzare tutti a casa, anche i miei amici che mi stanno mandando. Dai, sono un po' ammaccato, ma tutto a posto, Cicco, tutto a posto, ah, grazie. Fai un girettino, fai no, vedere no, mi sta mandando tutti i messaggi, dai ragazzi. Ascolta, no, volevo dire, Milinkovic... Ma pubblichiamo il referto se sei invornito. No, no, sto bene, ammaccato, ma sto bene. E, forse Milinkovic-Savic. Tanto per, non per avete Juventus, soldi per prendere. Anche se Barella, non credo che piace solo a me, piace a parecchie società, ma per il gioco della Juve Milinkovic-Savic. Che sì, che sì è Barella. Che sì, ti leccheresti i baffi. Però dipende anche dove viene calato, perché con Conte rendono bene tutti. È stato lì che lo volevate quasi spedire, che sì. No, è bravo, bravo, no, per carità, è bravo, però sicuramente... Ce ne sono tanti altri prima. No, è bravo che sì, ma un gradino sotto questi due. Però, come sai, Gaddo, pagare moneta... vedere cammello. Ah, è dura. Non so, guarda. Prendere esempio. Sarà un mercato esempio dal volo. Io non sono convinto, Camilla, che se la Lazio non si qualifica tra le prime quattro, qualcosina deve cedere per forza. Ma chi va nelle prime quattro? Noi non ci andiamo. No, ho detto se dovesse capitare che non andate, io vi auguro di andare con tutto il mio affetto e il mio cuore. Certo. Ma Camilla non ci credere, perché quando fa così veramente. Però dico sì, per sbaglio. Guarda che sorrisino. Non andate tra le prime quattro, qualche gioiellino dovete cederlo. Però quello che voglio dire io è Camilla. Con tutto il bene che vi voglio, darei Luis Alberto al Milan. Cioè, voglio dire, ma Milinkovic-Savic, per il suo futuro, per la sua carriera, cosa perché deve rimanere se lì? Se voi avete i soldi per comprarlo, Luca fa lo stesso ragionamenti come l'Inter, ma lui all'Inter cosa fa? Ma lui al Milan cosa fa? Sembra solo che la Juve... Esiste solo la Juve. Credibile. Ma lui perché rimane all'Inter? Ho capito, ma scusa un attimo ragazzi, ma non è che... Io voglio dire... che ha già il ginocchio dolorante. Io voglio capire, però non tutti possono avere... essere Totti, Immobile, cioè uno come il Milinkovic-Savic, cioè non è che gliene frega della Lazio. Ma se lui vuole domanda, lei ti ha fatto una domanda intelligente, ti ha detto ce li hai i soldi per comprarlo, 80 milioni, 90 milioni, che palle. No, ce li hai cash adesso in questo periodo storico, ce li hai, hanno 113 milioni di debito, però no, perché sembra che li ha soldi. Ma se lui vuole rimanere lì, vuole. Ma che te frega te? No, può darsi che lo voglia, può darsi che non lo ma voglia. Ma secondo però te qualcuno non, che... non gli ha fatto delle proposte? No, però quello che lui, dire... lui è come quello che vede uno che sta con una gran bella ragazza e dice ma come fa lei a stare? No, ma perché non sta con me? La volpe del lupo. Quello che voglio dire fondamentalmente è questo: se lui quest'altro anno andasse via a fine stagione, è inutile che si fanno le rivoluzioni, perché un tifoso, cioè io gli direi ma che rivoluzione vuoi fare? Ma qui cosa sta qui a fare fondamentalmente? Va bene, al giorno, va bene. Aspetta, posso? Vai. Al giorno d'oggi va bene voler bene ai propri giocatori della tua squadra, ma tanto sono tutti mercenari. Ah, brava! Andranno tutti via ad un certo punto. Ecco, il centrocampo che avete, insomma... Che donna vissuta, esatto. Mi darà fastidio quando andrà via? Sì. Certo, ma...
Però se qualcuno ha i soldi per prenderlo, almeno io spero che con i soldi che prendiamo con Milinkovic Savic, la società faccia la società si mette a posto l'aeroplano. Decente che prenda qualcuno brava, magari alla sua brava, testa. Brava Camilla, brava, brava. No, oh, le rivoluzioni, mi sono goduto queste rivoluzioni. C'ha la metà dei nostri anni e capisce più di noi. Le rivoluzioni le facevi 30 anni fa. E la domanda? No, la domanda te la faccio io, che ce l'avevi con Rabiot, Ramsey anche giustamente, però Rabiot ha fatto anche gol. Col centrocampo che avete comunque Milinkovic Savic. Camilla è troppo competente per fare una trasmissione con voi due, guarda. Va bene, dobbiamo parlare di VAR e quindi quattro amici al bar, no, al VAR. Eravamo quattro amici al bar. Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo. Tre episodi a partire dall'infrasettimanale milano-udinese, perché il rigore per il Milan era dubbio, ovviamente, era molto dubbio, lo andiamo a rivedere perché ci sono state mille discussioni. Palla in mezzo, qui salta Stranger Larsen. Mamma mia. E, insomma, non so, se vogliamo vedere il replay, grazie, se questo non è rigore. Però non andava bene uguale perché era stato dato al 96esimo, 97esimo. Sì. Vabbè. Infatti vedete, io vorrei capire. Vedete Larsen? Larsen Stefano è già stato arrestato. Adesso dovrà provare a documentare. Intanto adesso è in galera. Però volevo capire dai milanisti, io guardavo la partita ovviamente come la guardavate voi, aveva 5 minuti e qui erano 5 minuti e 40. E voglio capire il perché. Ha lasciato finire l'azione. Ma che poi non è che cambiava. Ma voi parlate che vi dà 9 minuti di recupero. Cioè, quando siete qui era il era... Non litigate voi due che vi volete bene, non litigate. Che no, ma c'è una motivazione perché ha dato 40 non litigate. Ha fatto finire l'azione, Gaddo. Ha fatto finire l'azione. Devo dire, non arbitravo io, se no lo davo cioè, prima rigore. 1-1 o perdere o pareggiare con un no, sconfitta. Dagli la manina, fate pace pace di Gesù, non lo faccio mai più. Cioè, stasera non si tiene, non si tiene. Era l'1-0 all'Atalanta, figurati a maggio quando vincerà sicuramente lo scudetto come saremo messi. Bene, andiamo da Cairo, Crotone-Torino, 4-2, tantissime polemiche da parte di Cairo, ha detto anche di Torino-Lazio che c'era un pestone non fischiato, Cairo scatenato, ma vabbè, non possiamo fare altri discorsi in questa sede. Qui quello c'è per me è fallo dell'attaccante. Per me è fallo dell'attaccante. Un fallo di braccio, quindi qui abbiamo Ansaldi spinto da Messia. L'ha spinto. Alza il braccio. Ma Ansaldi alza il braccio per protestare, non si rende conto che sembra che alza il braccio. A due metri Leao non ci arriva neanche vicino al pallone. No, qui c'è la questione che viene, c'è il braccio ma viene anche spinto. Cioè lui ha le mani appoggiate sul difensore, abbi pazienza. Cioè, sì, ma infatti lui è girato di schiena Ansaldi, alza quel braccio per protestare e non si accorge che nel frattempo l'altro colpisce di testa e lui mentre alza il braccio per protestare... Vedi che lo spinge? Sì, lo spinge anche secondo me. Dai, non lo è un rigore. Ha ragione il Torino. Sì. Andiamo a Juve-Lazio con l'episodio che ha riguardato Milinkovic-Savic, il ruento su Ramsey, insomma siamo all'occasione del rigore poi trasformato per me comunque vedendo sto fallo per me l'ha già comprato è stato molto ingenuo. Per me è rigore ma lo è cioè, per me l'ha già comprato la Juve ma come fa a essere rigore? No, dai. È stato molto irruento purtroppo irruento. Pensavo faceste vedere l'altro no noi siamo una trasmissione filo juventino e milanista lo sapete ma l'altro filo milanista sicuro no io milanista sicuro quello che non gli hanno concesso io su Facebook leggo solo commenti grande Luca mica tanto filo milanista secondo me. No, allora, c'è il conduttore milanista, l'opinionista milanista, siete in due contro uno, uno juventino, un interista, una laziale la e due milanisti. Fan base enorme. Vabbè. Io volevo capire una cosa, scusa Stefano, ma tu parli del fallo di mano, no? Sì. Ma perché non dà le motivazioni? Io vorrei capire perché non dà le motivazioni. Adesso ti faranno la lettera scritta a casa. Ma no, nuovo corso arbitrale di Trentalange, direttore dell'AIA. Questo? Orsato è andato in TV, magari mano a mano andranno in TV anche altri. Qui c'è il fallo aspetto, di braccio. C'è Carini per dire che quello di Ronaldo... Cioè, no, lo ha già fatto e ha già detto. Ma Gatto, ricordi, che lo dica che non è fallo. Allora, a vederlo così è rigore netto. E non l'ha dato, perché? Non lo so, perché comunque lui parlava con la VAR. Comunque Camilla o se quando il difensore corre il movimento non intralcia la traiettoria del pallone, non la cambia. Ma come fai a tenere in braccio così? Adesso quando finiscono di fare salotto di qua... Alcuni hanno detto è un rimpallo, quindi...
No, però Oed, insomma, già con l'Inter aveva causato un fallo. Ma non lo devi tenere il braccio così, no, pure esatto. Io lo so. Però, che non come dicevo calcio. Sempre, scusa, ti interrompo. Che dice che il regolamento di quest'anno, se praticamente. Sì, cambierà. Dal 1 luglio probabilmente cambierà, quindi dalla prossima. Pubblico. Anno. No, ci sono degli errori, deve essere fatta ovviamente chiarezza, e non c'è nessuno che fa mano volontaria in area di rigore. Quindi no, ma è una parla della, del cambio da... di traiettoria del pallone sul tocco eventuale di mano siamo non volontaria. Sempre, molto, siamo sempre nella, molto nei, al limite. Nei rotti nel giudicare ma è vero, queste cose ma non è facile. Tu che lo segui in NBA, la danno la spiegazione, era... no? Nel sì, momento. La NBA sì, ma la danno. È impossibile anche pensare che qui tutti gli arbitri andranno in TV a spiegare tutti gli errori. Però bene, se una bene, volta ogni tanto, come Trentalangia ha detto, andranno in TV gli arbitri e Orsato c'è andato già a spiegare, sarà già qualcosa. Vabbè, per come è finita la partita... No, cambia niente. Sì, non cambia niente. Non le discuto mai. Saggia Camilla stasera, finita la partita. Però io, insomma, l'avrei dato. Ma perché ti sei ripreso tu la sciarpa che era sua e che doveva sì, stare Sì, vabbè, lui? La penitenza cioè, della ruota dice che... Che credibilità abbiamo qui? Cioè, uno se la deve tenere 5 minuti, no? 2 ore. Hai messo la sciarpa ad Albertini, hai messo. Va bene, Inessa, 2-3 domandine, poi andiamo con il web. Luca. Vai. Spalletti è pronto a tornare. Si parla di Napoli. Quanto dispiacerà vederlo da avversario? Allora, tutti sanno che io ho un debole per sexy Luciano, grande Luciano Spalletti, allenatore che io ho adorato. È chiaro che se dovessi vederlo in un'altra squadra, un pochettino mi dispiacerebbe. Soprattutto poi magari... quando ce lo troveremo di fronte. Però ho un sogno. I have a dream. I have a dream. Se dopo gli europei Mancini dovesse lasciare la panchina della ancora. Nazionale, voglio Luciano ancora. Spalletti, allenatore della nazionale. Spalletti nazionale. No, mi va benissimo Mancini, perché io sono un manciniano, eh? Ma se Mancini dovesse lasciare la nazionale, il mio sogno è vedere quella panchina Spalletti. Sempre. Lui è... Tu, pro allenatori, tranne uno, quello che gli sta facendo vincere lo scudetto. Sì, è incredibile. È vero, ma non è vero. È incredibile, è incredibile. No, io comunque no, ti dico no, la allora, verità. Mi è simpaticissimo. Però Luca, ma... il lavoro di Conte adesso... Secondo me l'Italia più bella ultimamente è stata quella di Conte, punto. Cioè, non sì, è quello che... sicuramente sì. Beh, anche con Mancini. Quella di Mancini sta facendo molto bene. Anche perché... con Mancini. No, sì, no sì. Non ti piace il taglio di Mancini? Ma non... No, secondo me c'è una differenza che è netta proprio. Va bene, va bene. Ines, andiamo avanti. Sempre, visto che siamo sul tema allenatori, qual è il tuo allenatore preferito della storia rossonera? Arrigo. Terina. Fatti Terina. Sappiamo già. No, beh, sicuramente per come vedo io il calcio stupirò tutti e dirò Lido. Cappello. Ah, pensavo dicessi Gattuso, ti stavo venendo già a dare un manone. No, no. Ragazzi, il Napoli ha perso anche giocando, cioè ha vinto giocando anche malissimo l'altra sera, è incredibile. Vabbè. No. Cappello, Cappello. Dico Cappello. Cappello, Cappello, più pragmatico quindi, 1-0. Sì. Invece il tuo Stefano, che sono curioso? Ecco. Ma, sì, anche io probabilmente direi Ancelotti, perché beh, Cappello è stato un po' il primo Milan mio, però direi Ancelotti perché valuto anche la persona, quindi... Soprattutto vabbè, il mio Giampaolo. Sì, beh, poi sono Giampaolo, a me è piaciuto molto Giampaolo. Va bene, dobbiamo andare con il web, così ci facciamo due risate. Via col web. Chi? Allora, vediamo cosa ci snocciola il web questa settimana. Questo a proposito del tocco di mano di Oit è il VAR, che guardano insomma Sanremo al VAR. Chissà se ci fosse stato il Milan al posto della Juve. E vabbè, meno male che anche questo lunedì abbiamo questi commenti. Poi, quando fai giocare Ronaldo contro Crotone, Verona e Spezia per poi farlo riposare con la Lazio, l'ultimo capolavoro del maestro. Gaddo... Stai sul pezzo, per favore. Questo era Ronaldo i primi 20 cioè, minuti. In panchina Ronaldo se la passava così. Allora, qui o fumava qualcosa, o qualcuno lo sollazzava. Pregava, lo sollazzava. Ma poi pregava, quell'orecchino. Perché? Io voglio dire, ma non è tanti gli occhi, ma è quell'orecchino, ma perché? Ma perché? Io cosa te ne frega? Sono l'antica. Fatelo anche tu, orecchini, tatuaggi, non ma lui è mentalità no, chiusa. No, ma è proprio orrendo, oggettivamente. Togliti quei piercing, allora. Ci vuole il giudizio estetico delle donne. Io Ronaldo dice... con l'orecchino va bene, no? No, dai, va bene, dai, andiamo avanti, no, avanti. No, va bene. Io mi sarei andiamo fatto... Avanti. Non posso dire. Oh, Sinisa Mihajlovic, come dove facevo l'avresti rivolto fatto, Boni, rivolto a Del Piero, ha scollegato dopo Napoli-Bologna su Sky,
come facevo io, come facevi tu, ci si fermava dopo l'allenamento a battere le punizioni con voglia e passione. Sono 12 anni che alleno, nessun giocatore mi ha mai chiesto di provare punizioni a fine allenamento. Io l'ho scritto anche oggi su Facebook, non ci sono più gol su calci da punizione. Se andate a vedere, ce ne sono 3 o 4, sono stati 3 o 4 in questo campionato, ed è molto grave, secondo me, che una filosofia, cioè fermarsi dopo l'allenamento a calciare, a tirare, un po' come ha raccontato anche nel nostro caso Sacchi, quando i giocatori si fermavano un po' a fare l'allenamento supplementare, è un po' un problema. Quindi bravo Mihajlovic, completamente d'accordo con lui, sempre schietto. Quando prendi giocatori a credito e li lasci senza stipendio, ma sei lo stesso prima in classifica. Sì, questa è una genialata, cioè l'Inter è in testa senza pagare, no? Diciamo senza pagare, senza pagare. Incredibile. Oh, qui siamo alle Faroer, alle isole Faroer. Sgaddoni che fa il guardaline. L'ho scovata io oggi questa foto e può capitare insomma di imbattersi questo bellissimo cavallo alle spalle del guardaline. Campionato delle isole Faroer, anzi in realtà non c'è neanche un campionato là, per cui partitelle insomma. Andiamo avanti. Qui abbiamo il grande Tiribocchi, ex Chievo e tante altre squadre, cervello di Tiribocchi che gli sta dicendo non guardare, sei in diretta, non guardare, lui sembra un po' Serse Cosmi qui, però sembra che ce la faccia, insomma, d'altronde la visuale era... Oh, qui abbiamo Cristin Carrier, Gaddo, Juventus femminile, guardate un po' cosa combina. Ma che ruolo gioca? Che io ieri ho guardato la partita col Milan... Non ha giocato. Dovrebbe essere una centrocampista, ma non sono sicuro. Non ha giocato ieri. La Juve ha vinto 4-0. Perché non gioca in costume. Mi sarebbe piaciuto vederla di schiena. Però. No, purtroppo non è. Sì. Io voglio fare l'allenatore di calcio femminile. Ecco, hai trovato la tua strada, vedi. Cambia la maglia intanto della Juve, che sono 3 anni che era sempre la stessa. Grazie. No, è facile trovare una. Va bene, andiamo avanti con un altro paio di domandine. Sì. Camilla. A volte ti scoccia essere così giovane e non aver potuto vivere in prima persona Lazio di Cragnotti. Sì, tantissimo. Ti capisco. Sono stati gli anni migliori sicuramente. Però sì, però puoi dire di essere nata nel 2000. Che giorno sei nata, scusa? 31 ottobre. Ah, okay. Giorno del fallimento Halloween. Della CIE. Compleanno di Van Basten, tra l'altro. Guarda, esatto, sei nata in un bel giorno. Però sei nata nel giorno dello nell'anno dello scudo della Lazio. Sì, ma... Però, insomma... È la predestinata. Comunque quella Lazio è bella squadra. Ci avevo sperato l'anno scorso, ma secondo me dovranno passare altri 20 anni prima di... Potremmo riscrivere la storia dell'anno scorso senza Covid, chissà. Ma secondo me l'avrebbe vinto la Juve comunque. Non lo so. Comunque. Ah, beh, sì, hai ragione, sì. Non farti trovare impreparato. È vero. Va bene, un'altra domanda, Inessa. Ma va bene che è giovane, avrà esperienze nuove sì, che arrivano. Lo spero. Esatto, hai tanti scudetti della Lazio. Guarda avanti, ragazzi. Hai tanti scudetti della Lazio davanti, ne vincerete più di uno, prego. Gaddo, qual è il più bel ricordo che hai legato alla Juventus? Cosa ridete? Io e Camilla vediamo. E ti sei mai vergognato, anche solo per un momento, di tifare la Juve? Ai, che domanda, perché? Ti sei mai vergognato di tifare la Juve? Io mi vergognerei tutti i giorni, Ma che domanda è, Gatto? Dai, Ti sei vergognato? Hai ragione. Allora, qui dovrei rischiare di prendere il cartellino giallo, perché... Rischia, dai, che ti faccio la torta. Guarda. Ma io mi vergognerei, Allora, io mi vergognerei di tifare Milan, di tifare Inter, perché questi sono dei cazzoni, capito? Giallo. Caro Gaddoni, ti tocca il giallo. È la prima volta che lo prendo volentieri. Bravo, adesso vediamo cosa ti tocca. E dammi, non la torta in faccia, voglio un mattone, tanto ormai... Vai. Torta in faccia, peccato. Porca miseria. Era un po' che non capitava. Era andata anche bene. Vabbè, dai. Veloci che dobbiamo andare col pronostico. Camilla. Vai. Invece prepara la torta, era meglio che prepari il coriandolo in diretta. Scegli tu, tieni su, Camilla. Senza occhiali, ma con gli occhiali. Senza occhiali? Vabbè, dai. Sei pronto? Dopo abbiamo i coriandoli per pulirti la faccia, eh. Sei pronto? 3,
2, 1, vai! Oh. L'ottava o nona torta in faccia, credo, a Gaddo quest'anno. Portate per favore, grazie. La... Diciamo che si è salvato forse una o due volte. Sì, si è salvato una o due volte, esatto. La volta lunedì scorso si è salvato. Quindi due volte, due puntate si è salvato. Oh, un bel mazzettone. È bello che una volta ti davano l'asciugamano. Stiamo pesando sui costi della produzione di Teleromagna, perché... Va bene, possiamo andare con l'ostico pronostico? Ditemi di sì. Ti amo campionato perché non sei falsato, non sei falsato. Gaddo, noi non potevamo, hai iniziato con lo scivolone, la caduta finisce così. Ma tu ti stai spogliando le margherite. Ho aperto l'acqua e mi sono tirato l'acqua dopo. Ostico pronostico, coppa e campionato, via. Purtroppo non abbiamo gli ospiti Rossi e Confalone che c'erano due lunedì fa, ma va bene, oggi è una puntata così, dai. Vabbè, allora detto Rossi che... lo fa sempre, dai, fai la Roma, sempre Roma, no, c'è sempre, c'è io farò il mio. No, il Milan. Roma, dai. Adì, farò la Roma, no, e dico visto Rossi. Che vince lo Shakhtar 2-0. 2-0, Donetsk. Roma Shakhtar 0-2, bene. Allora, Gaddo Colacone, dimmi, non vedi niente, Juventus Sport, devi dire il pronostico di Juventus Porto. 2-0. 2-0, passiamo ragazzi. Luca, Inter, scusa, e Juventus Porto anche tu, scusa. Fa dell'ironia. Sì, lei. Faccio l'ironia perché, come al solito, martedì non giochi. Prego. Ma secondo me la Juve passerà, avesse perso 2-0 all'andata... Sarebbe sicuramente andata a casa, secondo me, ma invece con quel gollettino vincerà 3-1. Hai azzeccato il pronostico di Parma-Inter, tra l'altro, in pieno, 1-2, l'avevi detto. E Camilla ha azzeccato quello di Juve-Lazio. Ah sì? 3-1, bene, aia. Chiudiamo con Manchester United-Milan, Old Trafford, la nostra 10 coppe campioni in campo. Ti sei pulito anche bene. Bruttissimo, spero in un 1-1. Ma sì, brutta sì, però non... Fidati, non così brutta, voglio essere ottimista. 1-1 Manchester United Milan. Abbiamo anche il campionato? Sempre Rossi e Confalone lo fanno? Sì, sempre Rossi e Confalone, adesso li chiamiamo. Ecco, qui ci sono le nostre facce, ecco. Bene. Infatti Bernabini è corso di là, infatti è sparito Bernabini perché è andato a correggere le facce, probabilmente. No, ma era bello così, interessante. Esatto, Lazio Crotone. Allora, il Crotone è ultimo in classifica, quindi... Io voglio essere fiducioso. Quindi ha vinto l'ultima giornata, Crotone. C'ha Serse Cosmi in panchina, vinto, carico, cioè, a molla. Allora, gli fai fare il suo pronome. Io glielo faccio fare. Sempre, dai. Allora, vinciamo soffrendo. 2-1. Pensavo 1-0. 2-1 Lazio, no. Crotone. 2-1. Gaddo, hai riacquistato la vista, quindi Cagliari-Juventus... Faremo sempre fatica come facciamo di solito, però semplice. andiamo a vincere con il Faragol Cagliari con Pavoletti. Ah beh, anche i marcatori. Sì, no, solo del Cagliari, Pavoletti, e la Juventus fa due gol, 2-1, 1-2, 1-2 fa gol Pavoletti. Juventus Pavoletti fa gol. Corsara Cagliari contro Semplici, Cagliari che ha ciuffato il pareggio in estremis con la Sampdoria. Luca, Torino-Inter. Torino, delusione del campionato fino adesso, e lo dico anche con dispiacere perché io spero vivamente che il Torino si salvi alla fine. Dico 0-1. 0-1, quindi solito catenaccio e contropiede dell'Inter che vince. Ma solito catenaccio Corsara a Torino, silenzio, Milan-Napoli, Milan-Napoli. 1-1. Mamma mia, cioè, la depressione. Se ce l'hai con l'1-1, ragazzi, il Napoli è sempre il Napoli, anche se sì, state ragazzi, ridendo, ma il Napoli sta, cioè, non facciamolo passare per favore. Io ti posso ricordarti una cosa: che l'ultima volta che ho fatto il pronostico dell'Udinese, che ho detto è difficile, ma hai riso in faccia, ma c'è l'Udinese, sì, poi vabbè, l'Udinese. I nostri pronostici sono belli. Sei saggio, Simprini, non saggio. Vabbè, però con l'Udinese non si poteva fare la figura che abbiamo fatto, dai, sì, vabbè. Però ho rischiato va bene, va bene, il tempo vola quando ti diverti, è stata una bellissima serata, buon 8 marzo ancora a tutte le donne, quindi a Inessa Vassilieva, grazie, Camilla Spinelli, e i tre omaccioni pelosi, Luca Mastrangelo, scusate, devo ricordare i gemellati prescritti e le pagelle di Camilla dopo di noi, mi raccomando. Grazie Gaddo, grazie sempre, cartellino giallo, ciao. Questa puntata imprevedibile torna lunedì prossimo, ciao.